Buongiorno a tutti, salve, bentornati sul mio canale. Questa volta però è un video speciale perché, come potete vedere, non sono sola, ma sono con Daniele Andriani, di cui ovviamente vi lascio il link qua sotto in descrizione del suo canale YouTube, dei suoi video che ovviamente sono stra interessanti, ve li consiglio assolutamente perché i temi che tratta sono vari, è una persona speciale, ve lo Grazie. posso assicurare. Siamo concittadini e l'abbiamo scoperto adesso. Tra l'altro, Con quindi cittadini e con queste menti così affini, con questi interessi così assolutamente, affini, assolutamente. incredibile. Adesso siamo qui in macchina e chiacchieriamo. E stavamo proprio parlando di una delle tante passioni, una delle tante cose che ci ci rendono così simili, che è la filosofia. La Filosofia. filosofia, che dal greco significa amore per la sapienza. Che già. Che meraviglia. Sì, e soprattutto del fatto che entrambi ci siamo avvicinati a questa scienza che viene vista in maniera molto, molto anche contraria, diciamo che ci sono, no? Tante persone che la ritengono una delle fonti più importanti proprio del genere umano e tanti altri che la criticano in una maniera spietata, partendo, no? Da tutta la serie di insulti, è inutile, è insensata, ci sono cose più importanti, ma l'uomo, no? Il lavoro, l'economia e soprattutto non so quante volte ti sarà successo, ma che lavoro Beh, fai studiando filosofia? allora voglio fare subito una piccola battuta così per rompere il ghiaccio. Assolutamente. Una persona mi domanda: che cosa hai intenzione di fare dopo la laurea in filosofia? E la mia risposta è: il rinfresco. Che non è mia, eh? Non è mia, l'ho presa esternamente, ma il concetto è che per molti la laurea in filosofia significa disoccupazione a vita. Mentre in realtà, cara Giulia, devo dirti che stavo leggendo uno studio in cui si diceva che le statistiche ci dicono che è più probabile trovare lavoro per un laureato in filosofia che per un laureato in giurisprudenza. E pensare che un tempo c'era quest'idea per cui la giurisprudenza, l'economia, le facoltà tecnico-scientifiche. Ecco, ha introdotto una cosa bellissima, appunto, che è la filosofia. Secondo me, i primi che non sanno cosa sia la filosofia e che offendono la filosofia sono quelli che dicono prendila con filosofia. Sì, che Perché già. vedi, che cosa significa prenderla con filosofia? Soprattutto nel linguaggio odierno giovanile. Fregarsene, fondamentalmente vuol dire fregarsene. E prenderla con Sì. filosofia. Invece la filosofia che cos'è? Andiamo direttamente al sodo, Giulia. Filosofia è porre quesiti, filosofia è indagare, filosofia è anche immaginare. Filosofia sono tante cose messe insieme che sono tutte raggruppate dall'idea di bellezza e di meraviglia. Cosa ci dicono i greci? Che la filosofia nasce dalla meraviglia. Che cosa significa questo? Che l'uomo di fronte allo stupore si avvicina al pensiero, si avvicina alla filosofia. È lo stupore che ti porta ad avvicinarti alla filosofia. Io vivo e comincio ad interrogarmi, a dire: ma perché sono qui? Che ci faccio qua? Chi sono io? Che cosa ci sto a fare qua nel mondo? Che cosa ci sarà? Che cosa ci sarà dopo la morte? Che cos'è anche la stessa morte? Che cos'è il pensiero? E per poi passare a domande più specifiche: cos'è la bellezza, cos'è la giustizia, cos'è la politica, cos'è l'arte, Certo. anche che cos'è l'amore. Oggi molta gente, Giulia, molti ragazzi, ragazze, vivono relazioni, parlano d'amore, di fidanzamento, ti amo, il ti amo detto così, senza un minimo di criterio, di senso. Domandiamocene queste cose, la filosofia è questa. Dobbiamo difendere la bellezza, che è uno dei canoni più importanti per l'uomo, perché al di fuori dell'aspetto estetico a cui si è in maniera anche molto distorta associato il concetto di bellezza, no? La bellezza è molto Brava. più profonda, è molto più profonda, va a toccare delle corde dell'animo umano che sono molto molto più profonde e che vanno ben oltre quello che è l'aspetto semplicistico della materia, no? Che la filosofia è anche adattamento a qualsiasi sfumatura dell'animo umano e le persone che tante volte criticano la filosofia sono anche le prime a farla inconsciamente e inconsapevolmente, perché tutti fanno filosofia, non c'è modo di scappare dalla filosofia, Dal assolutamente. momento in cui tu critichi la filosofia Sì. e porti delle motivazioni critiche alla filosofia, Stai facendo filosofia. stai facendo filosofia. Questo è Assolutamente. palese. E Aristotele, parlando della metafisica, dice che quest'ultima è inutile.
ma proprio perché è inutile, è la più importante e la più suprema. Perché se un qualcosa è utile, vuol dire che serve, cioè che diventa anche servo di qualcosa o di qualcuno. La filosofia non è serva di nessuno, la filosofia è l'unico ambito del sapere in cui non solo è possibile mettere in dubbio tutto, ma in cui è doveroso farlo. Assolutamente. La scienza, per quanto possa mettere in discussione il mondo, sì, presuppone un fondo di verità. Sì. La storia presuppone un fondo di verità. Lo storico si differenzierà da un altro storico per l'interpretazione che fornisce sul periodo napoleonico, ma nessuno dei due mette in discussione che Napoleone certo, è esistito. I fatti sono incontestabili. Esatto, diciamo sì, che tutte le discipline esterne alla filosofia danno per scontato che qualcosa esista e comunque hanno una procedura a cui debbono rispondere. Sì. La filosofia è l'unica che non è serva di nessuno e che non deve rispondere a niente. Pensa che bello, anche no? Se cerca di rispondere a tutto. Bellezza, esatto, ulteriore. Esatto, e poi aggiungo anche brevemente un punto. Mm-hmm. Le domande sono molto più importanti delle risposte. Sì. Un vero filosofo si alza al mattino, si pone un centinaio di domande, poi leggere, domandine del tipo cos'è il male, cos'è il dolore, perché esisto, perché esisto, cos'è l'infinito, domandine che insomma anche vai in... Tutti, no? Cioè... Ma a fine giornata un filosofo vero torna con dubbi, non torna con certezze. Certo. Un filosofo non ha certezze, poi è chiaro che uno nel lungo percorso speculativo, metafisico, arriva ad avere delle risposte, ma sempre in un'ottica di parzialità. Chi è che crede di essere arrivata alla verità sta pervertendo il senso della filosofia, perché la filosofia è apertura, la filosofia è dialogo, la filosofia ecco perché è bellezza. Abbiamo bisogno delle certezze e quelle certezze servono proprio come punto di partenza per rimetterci in discussione continuamente, perché anche noi proprio come persone abbiamo bisogno nella nostra crescita personale di superare diversi ostacoli. E come lo facciamo se non proprio mettendoci in discussione, no? C'è un bellissimo video in cui tu parli della comfort zone, no? Proprio uscendo da quelli che sono i nostri punti di comfort, no? Quelli che sono le certo, nostre certezze, oltrepassandoli, cercando, no? Oppure, altro aspetto importante, ammettendo che abbiamo dei dubbi, anche perché c'è quella frase famosissima, no? L'unica cosa certa è il dubbio, è inutile che ci giriamo intorno, è un dato di fatto, assolutamente. Un grande filosofo che molti conosceranno, Cartesio, René Descartes, un filosofo che in realtà è anche molto discutibile perché il famoso dualismo ha creato più problemi che virtù fondamentalmente. Assolutamente, assolutamente. Però Cartesio ha il merito di essersi posto il cosiddetto dubbio iperbolico, cioè lui ha incominciato partendo da un dubbio relativo, parziale, si è posto un dubbio totale, cioè lui ha detto ma se io fossi ingannato da un genio maligno, da un genio maligno che si diverte a farmi vedere cose, a farmi toccare oggetti, tipo questo volante. Se i colori che vedo sono frutto dell'azione di questo genio maligno su di me, se questa ragazza che vedo, molto bella, molto saggia, che ho al mio fianco, alla mia destra, alla vostra sinistra, non fosse altro che un prodotto di vari collegamenti sì, ingannevoli, sì, ebbene, che ne è della vita, che ne è di me stesso? Insomma, ecco, Cartesio ha questo merito, perché la filosofia ci spinge addirittura a quel livello lì, ci spinge ad essere molto più consapevoli su quello che ci circonda, perché anche se non arriviamo, come dicevo qualche istante fa, a delle risposte, Giulia, però possiamo almeno metterci in cammino. Cioè possiamo... È l'inizio, è il primo passo. Abbiamo bisogno di dialogare, mai probabilmente come oggi, no? È proprio questa apertura, questo spazio, questo andare oltre le barriere, oltre i muri, oltre le etnie, oltre le regioni, oltre, semplicemente oltre. Oggi si parla molto, mi viene in mente, Giulia, di relazioni tossiche, narcisismo, manipolazione. Sì. Ecco, la filosofia è il medicinale più potente contro il narcisismo, se fatto in un certo modo, perché la domanda che tu ti poni, anzi al plurale, le domande, ti portano a mettere in discussione anche te stesso, te stessa. E quindi la filosofia è la vera cura. E questo c'era arrivato un altro grandissimo filosofo che era Epicuro, che concepiva proprio la filosofia come una medicina.
similmente a lui, siamo sempre in quell'epoca, nell'ellenismo, troviamo in quel periodo Seneca, altro grande filosofo che parlava in questi termini, anche se nel versante orientale i nostri amici orientali c'erano arrivati già qualche secolo prima con il buddismo, con il confucianesimo, la filosofia come medicina, come cura di sé, come cura dei mali. Secondo te in che modo potrebbe a livello pratico guarire la filosofia i mali della nostra società? E soprattutto, se dovessi indicarli, adesso mi viene in mente così per confrontarci, quali sono i mali da guarire? Perché sul fatto che la società è malata, mi pare di aver capito anche dai discorsi antecedenti a questo video, siamo d'accordo, ma dov'è il male? Anzi, i mali, dove sono collocati in questa società, secondo te? Allora, Giulia, secondo me ci sono moltissime, purtroppo, categorie, che però alla fine si riducono sempre a una sfera, che è la sfera delle emozioni. E questo mi rendo conto che, detta così, è una frase molto molto fraintendibile, infatti me la spiego subito. Al giorno d'oggi abbiamo essenzialmente paura di ciò che è diverso da noi. E la paura si può manifestare in tantissimi modi, che va dall'allontanarsi allo scontrarsi, quindi no, i poli anche opposti. Oltre la paura, io ci voglio mettere anche l'amore, e suonerà un po' strano, però l'amore ha due aspetti, c'è anche qui un dualismo, no? C'è un amore che è vero e puro e ci fa star bene, e poi c'è un tipo di amore, un tipo di approccio che fa star male. E qui stanno ampliando i discorsi, mi sto perdendo. Ritorniamo al punto di partenza. Vedi, Giulia, la filosofia è anche questo. Sì. Cioè, proprio non essere confinata, non avere confini. Non si riesce. Quando Daniele Andreani fa i video è così. È matematico. Poi questo urlano. Cioè, poi vengono qui, urlano proprio. Prima giocavano con la palla, poi sono passati a urlare. Io penso che per trovare un posto tranquillo deve andare nel Nevada, nell'area 51, nei cunicoli sotto, in un bunker. Timbuktu sul monte insieme ai monaci buddisti, ecco. C'è il vento. Piccola parentesi. Ecco. L'ignorante è la persona che sceglie di non conoscere. Secondo me è questa la cosa più importante. Dobbiamo dare questa eccezione a questa parola, perché troppo spesso diciamo è un ignorante perché non conosce, nel senso non ha delle nozioni teoriche magari. E questa è un'altra pecca grossa, perché nel momento in cui invece ti apri alla conoscenza, tante paure, tanti limiti, tante barriere vengono giù, crollano. Sono pienamente d'accordo con la tua diagnosi, una diagnosi triste, ma nella sua tristezza, che non può essere in alcun modo edulcorata perché è così, anche secondo me, rivelano molti aspetti di verità. E sono d'accordo nell'aver posto la paura al primo posto. E faccio una specificazione su questo. Oggi la paura non è tanto una paura intesa. Sì, c'è chiaramente il razzismo, la discriminazione, xenofobia, sì, ma in primis, prima ancora di questa paura, che viene soprattutto manifestata da certi movimenti, forze politiche, dal governo, eccetera, c'è una paura proprio della vita. Sì. Cioè noi abbiamo paura della vita. Io vedo persone che non riescono a vivere rapporti pacifici, armonici, non tanto con il senegalese, con il rumeno, con i vicini di casa, ma con la propria interiorità, con se stessi. Cioè le persone oggi la paura di se stessi. Oggi la gente è scissa interiormente, ma scissioni profonde, veramente profonde, radicali, che mettono la persona nella condizione di non poter sviluppare il rapporto con gli altri. C'è tanta disarmonia, come l'ha definita una psichiatra contemporanea di cui non ricordo il nome. Oggi stiamo assistendo al fenomeno della polverizzazione dell'uomo. Cioè l'uomo inteso come soggetto, il famoso cogito del filosofo di cui parlavamo prima, il cogito cartesiano, sì, è una chimera, non esiste. Perché non esiste questo io, questo soggetto unitario? Oggi il soggetto è scisso internamente. Sì. Una paura che ha chiaramente una diagnosi che va fatta, molto lunga, ma che sinteticamente io ascrivo a questa mentalità illuministica impazzita, questa voglia di dominio, questo voler controllare, dominare, che vanno a braccetto con, ormai lo dicono tutti, ma possiamo esserne abbastanza concordi, con il capitalismo. Cioè abbiamo reso
i fini sono diventati mezzi, i mezzi sono diventati fini, il denaro è diventato il fine, l'uomo è diventato un mezzo, abbiamo pervertito le relazioni umane, quindi i rapporti umani da liberi, fiorenti, belli, spontanei che dovrebbero essere si sono ridotti a rapporti di potere, quindi il potere nella sua accezione di dominio, proprio il potere peggiore, non il potere inteso come servizio alla comunità, servizio agli altri, oggi va per la maggiore, e quindi la gente vive in questa condizione, appunto, ripeto, di polverizzazione, di disgregazione, frammentazione interna, e i rapporti umani, il lavoro, quindi l'economia, la scienza, la politica, l'arte, tutto viene pervertito, per cui troviamo nell'arte i cinepanettoni, troviamo nella storia i negazionisti, troviamo nella scienza i terrapiattisti, per far rima. Terrapiattisti, e così troviamo una, in ambito teologico, una regressione, cioè chi è che ha una concezione peggio, perché si critica il Medioevo, ma peggio di quella medievale, per cui si fanno i congressi a Verona sulla famiglia, ma lì non c'è assolutamente la famiglia. Ecco, abbiamo un pervertimento, cara Giulia, del mondo, e su questo siamo pienamente d'accordo. Assolutamente. Il coraggio, si parla d'amore, l'amore è un concetto nobile, non è un concetto, sento un po' di farfalle. È un concetto puro. Sento un po' di farfalle nello stomaco, sono innamorato. Esatto, sei innamorato. L'amore sta da un'altra parte. E l'amore ha tante, tante forme, che sono diverse, che vanno conosciute nel loro aspetto più puro, andrebbero, no, analizzate, ma con altri occhi, non con gli occhi con cui siamo abituati a vedere le cose, che sono appunto, abbiamo tanti filtri, no? Al di fuori di Instagram e tutte le battutine annesse e connesse. Abbiamo dei filtri, vediamo quella che consideriamo realtà con dei filtri che in parte ci sono stati imposti, in parte ci siamo venuti, in parte ce li siamo creati da soli. E per rispondere alla domanda iniziale, no, come credo che la filosofia possa aiutare o venire incontro a questi problemi, mi viene da risponderti semplicemente esistendo, nel senso che la filosofia fa darci rotta a questo dualismo interiore, certo, che dualismo che poi ovviamente si ritrova, no, in tutti gli altri aspetti che abbiamo elencato e tutti quelli che non abbiamo elencato. Perché? Perché questo dialogo che principalmente dovremmo avere prima di tutto con noi stessi, personale e politico, nel momento in cui io riesco a capire questo mio dualismo interiore e riesco a conviverci in maniera pacifica, ci si prova, no? Più o meno pacifica. Certo, un dialogo fondamentale che c'è sempre stato e che ha intessuto la storia dell'Occidente e dell'Oriente. Basti pensare che alle origini, agli albori del pensiero occidentale, ai tempi di Socrate, Platone, Aristotele, dei pezzi grossi, insomma, al tempo dei pezzi grossi nell'antica Grecia, la filosofia era un tutt'uno morale, etica, politica, scienza, estetica, che poi nasce dopo, ma la filosofia era la totalità. Tant'è che Aristotele, nei suoi testi, quando parla del vero, utilizza come sinonimo di verità la scienza. Ma la scienza non è la scienza, la chimica, la biochimica, l'astronomia. No, la scienza è sinonimo di filosofia. Ecco, il nostro mondo si è ammalato, Giulia, di dualismo, perché ha creduto nella separazione. Usando una metafora medica, l'elettrocardiogramma è piatto. Cioè non c'è movimento, c'è tutto un piattume. E come direbbe la grandissima filosofa del Novecento, Hannah Arendt, il tema chiave attorno cui ruota il nostro mondo è la banalità, ma non solo del male, lei aveva colto la banalità del male. Oggi c'è una banalità totale, la nostra è l'epoca della banalizzazione, sì. Tant'è che quando si parla di qualcosa di profondo, di filosofico, ti dicono, ma è ovvio. Ho dedicato un video su questo. Assolutamente. Dicono, beh, ma l'importanza dell'ovvio. Cioè, no? Ma vivere relazioni autentiche è fondamentale, dovete abbandonare relazioni che ti fanno male. Daniele, ma che ci stai dicendo? Ma è ovvio che dobbiamo vivere relazioni autentiche. Eppure. In conclusione possiamo dire, citando Boezio, il quale appunto era un grande filosofo, vissuto proprio agli inizi del Medioevo, lui scrisse un libro mentre era in prigione a Pavia, intitolato La consolazione della filosofia, cioè la filosofia è consolatoria, e torniamo quindi anche ad Epicuro, nel senso che lo stesso poter pensare, la stessa avere una libertà interna che ci permette di discernere, di uscire da quel dualismo perverso che ci fa cogliere sempre come separati,
è bello e ci purifica. E poi, ripeto, secondo me ciascuno deve intraprendere un percorso personale verso la felicità, perché alla fine ciò che è veramente importante, Giulia, in questa nostra vita breve, breve ma molto intensa, è essere felici. Per qualcuno sarà essere equilibrati, per qualcun altro essere sereni, per qualcun altro ancora essere stabili. Ad ognuno la sua definizione. Ad ognuno lasciamo la libertà di interpretazione, ermeneutica libera in questo caso. Però nella consapevolezza che il vero obiettivo della vita è quello. Perché poi noi stiamo a parlare, ma per quanto si parla, ciò non toglie che l'unica base di verità su cui tutti siamo d'accordo è il fatto che tutti gli esseri umani, tutte le persone cercano la felicità e fuggono dalla sofferenza. Questo è un fatto oggettivo. E nonostante questo creiamo bombe, andiamo in Sri Lanka l'altro giorno, uccidiamo persone, ci armiamo di mita, ci mettiamo pure, pensa la perversione, la telecamerina, andiamo a sparare dentro una moschea, ci filmiamo, che bello. Quindi è un mondo che ha raggiunto un livello di perversione, e non lo dico in senso cristiano, ma in senso laico, che valga per tutti, cristiani, atei, buddisti, musulmani, ebrei, laici, agnostici. Non c'è distinzione. Ci sono delle isole di bene sulle quali possiamo approdare. E di questo sono convinto, indipendentemente dalla fede e dal credo. Per concludere, due cose. La prima, ovviamente, mi viene da dirti, ti auguro di essere felice, assolutamente, lo auguro, assolutamente. E per tornare un attimo al discorso iniziale, che è proprio tutte le cose, no, che abbiamo in comune, possiamo entrambi dire che ognuno a modo proprio, però la filosofia ci ha un po' salvato, mettiamola così, sì, nell'inutile, sì. Possiamo dire che la filosofia ci ha salvato. Ci ha molto salvato, perché ci ha fatto anche entrare, perlomeno io parlo in prima plurale, anche se dovrei parlare per me, la filosofia mi ha fatto entrare nel mio caso in contatto con le parti più profonde di me, anche con le parti spesso più difficili e che facevo difficoltà ad accettare, alcune parti talvolta anche cadute nell'inconscio, alcuni lati più oscuri, perché non dimentichiamoci che in noi c'è la luce, ma c'è anche l'ombra, c'è il bene, c'è il male. Dobbiamo guardarla in faccia. Ecco, la filosofia mi ha messo in contatto con tutti questi lati profondi di me che ho imparato ad apprezzare, in primis ancora ad ascoltare, e la filosofia ti dà forse il più grande senso per cui la vita vale la pena essere vissuta. Se proprio vogliamo usare questa espressione. Quindi io amo completamente la filosofia. La filosofia è la forma più alta, già per Dante era così, Beatrice è la personificazione della teologia, ma in generale del pensiero. Il pensiero, che non è la fredda razionalità del chimico che sta lì, no, è un pensiero che abbraccia e che accoglie, è un pensiero che sa che naufragherà. Qui converrebbe riscoprire, rispolverare Carl Jaspers, grandissimo filosofo, un pensiero che sa che è condannato all'oblio, ma che ama vivere nonostante sa di essere nell'oblio. Perfetto, perfetto. Che dire, tu e sei quindi una ragazza splendida, io ti auguro il meglio, ma da oggi cominceranno anche delle collaborazioni. Assolutamente, tra non so quindi se si era capito che c'è capito? Una certa complicità. Vedremo cosa fare insieme, però sicuramente ci saranno dei contenuti che arriveranno. E quindi, per concludere, forse la filosofia non è così inutile come pensate, come pensiamo purtroppo tante volte. È la base della vita, del mondo, delle relazioni, della politica, dell'arte, dell'economia, di tutto. C'è un po' ovunque la filosofia, la respiriamo la filosofia, alla base di ogni disciplina c'è una filosofia al genitivo, filosofia dell'arte, filosofia della fisica, filosofia della storia, filosofia della matematica. E questo già dovrebbe dirci tutto, no? Tutto, filosofia del cinema, ogni settore, filosofia della musica, ogni settore ha una sua filosofia e un suo studio filosofico. Giulietta, perfetto, ringrazio di cuore. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, come abbiamo detto ce ne saranno altri. Io ringrazio Daniele per questo video. Vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo la prossima volta. Grazie e ciao. Ciao.